Oggi la quinta tappa del Tour de France, la prima sui Pirenei, il servizio di Francesco Pancani. Furono le prime grandi montagne nella storia del Tour, affrontati la prima volta nel 1910, i Pirenei, che nel disegno atipico di questa edizione della corsa francese si incontrano già a metà della prima settimana. Col des Sodets, Isère, Col de Mariblanc nel finale, ultimo ostacolo per molti, possibile trampolino di lancio per altri verso il traguardo di La Rune, dove nei due precedenti al Tour ha sempre fatto festa la Slovenia. Nel 2018 con Primož Roglič, nel 2020 con Tadej Pogačar, che ha già lanciato il guanto di sfida a Jonas Vingegaard, il campione uscente. Proveremo ad attaccare, ha dichiarato Pogačar, forte anche del supporto tattico del compagno di squadra Adam Yates, ancora in maglia gialla. Il capitano della UAE, che pare aver recuperato alla perfezione dopo la caduta alla Liegi e l'operazione al polso, parte con 11 secondi di vantaggio sul danese. Dai Pirenei si attendono le prime vere indicazioni su come si potrà sviluppare il tour.